benvenuti ancora un altro appuntamento per Onde qui al 34esimo Torino Film Festival. Doppio programma questa sera, siamo molto felici di avere con noi Alejo Franzetti e Carlo Michele Spinizzi, autori rispettivamente di Panche e di Equista senza cielo. C'è anche poi con noi Riccarda Holstratter, che è non solo la produttrice ma anche la responsabile del comparto sonoro del film, per cui è una figura molto importante come potrete vedere. Allora, sono due film che abbiamo amato molto, è pronostico dirlo perché sono qui, però è importante perché sono due film che ci hanno in qualche modo raccontato in maniera inversa lo spazio come elemento vitale, come elemento che tiene insieme le relazioni tra figure, tra persone. Da una parte c'è lo spazio aperto, lo spazio di un viaggio che è una ricerca, che è una ricerca identitaria, culturale, sociale, anche politica, se vogliamo, nell'Europa di oggi, ed è lo spazio di Panche. Dall'altra parte c'è lo spazio chiuso di uno studio d'arte, che è quello di Romano Sambati, che è un artista salentino, nel quale Carlo Michele Spinizzi si è chiuso per cogliere, direi, non solo i gesti, non tanto i gesti quanto le esplosioni di vite, di realtà, che da queste tele, che poi sono tele in qualche modo violentate dall'artista, emergono. Avremo modo di parlare di questi due lavori alla fine, ovviamente abbiamo gli autori qui, chiediamo se hanno voglia di introdurre brevemente i loro lavori, quindi Alejo. Buonasera, grazie mille per il vostro interesse nel nostro film, grazie mille al Festival per questa opportunità, siamo molto molto contenti di essere in questa città bellissima e di partecipare in questo Festival. E per me direi che è un piacere speciale mostrare un film in Italia, perché il cinema italiano è stato sempre molto importante per me, non solamente come ispirazione direi per i miei film, e anche per la mia vita. Allora sono molto contento di essere in Italia. E ci vediamo dopo il film, sarà un piacere. Anch'io ringrazio ancora una volta il Torino Film Festival e in modo particolare Massimo e Roberto per aver preso Equista senza cielo in Onde. Anche io vi auguro buona visione. L'unica piccolissima premessa è che Romano Sambati, a mio avviso il più importante artista vivente della sua generazione, del meridione, forse anche oltre, a mio avviso, è stato il mio professore di liceo artistico negli anni ormai remoti, e è colui che in qualche modo mi ha spinto, mi ha aperto, diciamo, questa strada. Chi già conosce la mia ricerca potrà ritrovare nel lavoro che si intravede di Romano Sambati forse qualche punto in comune, diciamo, linguistico. E quindi, diciamo, un'emozione molto forte la mia, quella di filmarla. Lui purtroppo non è potuto essere, non è qui, ma diciamo saluta e ringrazia di cuore tutti. Quindi buona visione.